Ciao, sono Angelica V e benvenuti sul mio canale. Recentemente Clac Clac Claudia mi ha taggato in un tag, grazie mille. Questo tag si chiama YouTubers delle mie brame. Ovviamente si parla di YouTube e di YouTubers. Risponderò a 15 domande. Iniziamo. YouTubers che segui? Io seguo tantissimi YouTubers, seguo sia YouTuber italiani che YouTuber stranieri, quindi la lista diventerebbe molto lunga. Per quanto riguarda quelli italiani, io seguo Lorenzo, ovvero FaviJ, Ciccio Gamer, Serena Macialatte, seguo Human Safari, seguo anche Marzia, è italiana però fa il video in inglese, e tanti altri, la lista è lunga. Tra parentesi, nel prossimo video che vedrete, oltre a questo, parlerò delle mie avventure con gli YouTubers. Ho avuto delle avventurine con gli YouTubers. Quale YouTuber ti è scaduto? Mi è scaduto? Oddio, nessuno, penso nessuno. YouTuber che ti piacerebbe incontrare? Questa domanda è bellissima perché io ho incontrato un po' di YouTubers e vi dirò tutta la storia nell'altro video, ve lo ricordo. Mi piacerebbe incontrare quelli stranieri, però se non vai dove abitano non li puoi trovare. YouTuber che ti piacerebbe imitare? Io penso che comunque non bisogna imitare uno YouTuber, perché comunque ciò che pubblichi nel tuo canale deve rispecchiare più o meno te stessa o te stesso, quindi io penso che non c'è proprio chi vorrei imitare, però mi piacerebbe portare dei contenuti come quelli di Human Safari. Per chi non lo conoscesse, lui fa video di viaggi, quindi io amo viaggiare e mi piacerebbe tantissimo portare dei contenuti così. Penso poi che finché non avrò le proprie idee inizierò forse a imitare qualcuno, ma per adesso no, e non penso nemmeno che farò una cosa del genere. YouTuber che hai scoperto da poco? I canali che ho scoperto da poco sono Soul Mafia, Marco, troppo tenero, mi fa morire dal ridere, Calabrese in Oriente, Giappone, Vivi Giappone, entrambi vivono in Giappone. Trovo molto interessanti i contenuti che mettono. Segui degli youtuber stranieri? Se sì, quali? Adesso inizia la lista di tutti quelli che seguo stranieri. Vi giuro che sono tanti. Per farvi dei piccoli esempi, PewDiePie in assoluto, PewDiePie, Joe Sugg, Casper Lee, Zoella, Ollie White, altri che abitano in varie parti del mondo, vi giuro la lista è infinita. Per mia fortuna riesco a capire ciò che dicono, riesco a capire l'inglese, quindi buon per me. Ti sei mai disiscritto da qualche canale? Se sì, perché? Penso di no, perché mi iscrivo a canali che effettivamente mi interessano. Se non mi interessano, non mi iscrivo. Vorresti fare un video con qualche youtuber in particolare? Penso che questa domanda sia un po' ovvia, sì, decisamente. Però mi piacerebbe fare tantissimo un video con Serena Macialatte. Troppo bella, l'adoro. Serena, se mai vedrai questo video, io sono pronta per fare una collaborazione. Ti meriti questi iscritti? Sono tanti? Sono pochi? Penso che i miei iscritti siano meritati, nel senso che porto contenuti e ho i miei iscritti. Cioè, ovviamente, se dobbiamo fare il paragone con un canale che ha 10.000 iscritti e quelli che ho io, sono pochi. Io penso che comunque su YouTube sia difficile crescere, quindi mi vanno bene i miei iscritti. Perché il tuo canale si chiama così? Il nome del mio canale è facile, Angelica V, Angelica perché è il mio nome, V puntato perché è l'iniziale del mio cognome. Io sto su YouTube dal 2014, evidentemente in quell'anno quando mi iscrissi su YouTube non avevo fantasia e ormai il nome è quello, Quanto tempo impieghi a registrare video? Il problema non sta nel registrare un video, perché potrei metterci 20 minuti, 30 minuti. Il problema sta nel editare il video. Là ci metto tipo 3 ore, anche di più. Quanti video hai caricato su YouTube? Sinceramente non lo so, non ne ho la più pallida idea, quindi andiamo a vedere subitissimo. 37 video, con questo sono 38, che poi in realtà dovrebbero essere di più, solo che alcuni video che feci quando aprì il canale l'ho dovuti cancellare. Guadagni con YouTube? Money. No. Hai amici su YouTube? Se sì, chi sono? In realtà ho solo un'amica per adesso su YouTube, che è Claudia, che è praticamente la ragazza che mi ha taggato su questo splendido tag. Hai mai litigato con un YouTube? Se sì, perché? Ancora non ho avuto questa bellissima esperienzuccia, ma no. Bene, siamo arrivati alla fine di questo tag. Ringrazio ancora Claudia per avermi taggato su questo magnifico tag. Tanto love anche per te. Bene, lasciate un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!